Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Porto questo video proprio a grandi richieste, me l'avete chiesto veramente in tantissimi, per parlare di questo europeo oltre l'Italia. Quindi ho voluto aspettare la fine, che c'è stata ieri, dell'ultima partita della prima giornata totale di tutti i gironi dell'europeo, per comunque parlare bene di ogni girone a sé stante e dire le mie impressioni dopo appunto una partita ciascuno. Ma partiamo subito, però prima come sempre la sigla del Bar Sport. Girone A. Allora, nel girone A ci sono state due partite, Francia-Romania e Albania-Svizzera. Diciamo che non c'è stata nessuna sorpresa, perché sapevamo tutti benissimo che Francia e Svizzera, che sono le due che hanno vinto i due match, partivano come le favorite. Diciamo, ho visto una buona Francia, però così e così. Cioè la Francia si è dimostrata ciò che dicevo io, cioè una squadra forte nei singoli, un po' come il Belgio ma più forte nei singoli. La Francia non è squadra. Poi se mettete che in panchina, secondo me c'è un demente che ha lasciato fuori dei campioni, perché quelli che, vabbè, Benzema ok, perché c'è stato quel casino, lo scandalo, va bene, ma gente come Lacazette, gente come Ben Arfa, secondo me non li puoi lasciare a casa, non li puoi escludere, visto che poi non è che hai portato Stephen Aumont, hai portato Giroud e Gignac. Giroud anche segnato. Comunque, complimenti alla Romania, ma aspettavo fosse, diciamo, una squadra, una nazionale un po' scarsa in generale. Invece se l'è giocata fino alla fine e poi comunque ha perso all'ultimo. La Svizzera vince, come era ovvio che sia. Comunque, secondo me, l'ho detto, passeranno Francia prima e Svizzera seconda. Però non, diciamo, non escludo delle sorprese, perché comunque non si sa mai. Girone B. In questo girone le due favorite per passare il turno si affrontavano ed erano Inghilterra e Russia. I complimenti all'Inghilterra vanno fatti, ovviamente, perché ha fatto una signora partita, un po' meno all'allenatore, visto che secondo me non puoi lasciare fuori nello stesso momento Wilshere, Vardy, Rashford e Sturridge. Comunque l'Inghilterra generalmente ha giocato molto molto bene, è stata sfortunata alla fine con il gol di Berezuski, Berezuski, non era quello del CSKA Mosca che abbiamo, boh, non lo so, comunque di quel difensore, se è difensore, ma che cazzo, perché parlo se non so le cose? Vabbè, insomma, l'Inghilterra ha fatto 1-1 con la Russia al 94esimo, 92esimo, 93esimo, e quindi l'Inghilterra viene beffata. A sorpresa in testa nel girone B ci troviamo dopo una giornata il Galles, che ha vinto per 2-1 sulla Slovacchia. Slovacchia, ragazzi, l'avevo detto, è poca cosa, ma anche il Galles, ragazzi, è una partita veramente molto molto ignorante, per chi l'ha vista lo saprà, tipo, non lo so, veramente ignorantissima, partita più ignorante che abbia mai visto. Gol bello di Bale su punizione, ma in generale, ragazzi, che tipo quelli attaccavano, la perdevano, se l'allungavano, mi sembrava di vedere San Marino Malta. Comunque alla fine ha vinto il Galles e non si sa come mai, con l'ignoranza che li contraddistingue, si trovano primi nel girone B. Girone C. Dal girone C è emerso ciò che sapevamo un po' tutti, ovvero che la Germania è la favorita all'europeo. La Germania ha vinto come l'Italia, cioè ha segnato il gol dell'1-0, ha condotto tutta la partita per 1-0, poi gli avversari, che però della Germania erano l'Ucraina, si sono un po' sbilanciati e al 93esimo hanno segnato il 2-0 la Germania, che ha chiuso definitivamente la partita. Diciamo la verità, la Germania comunque ha giocato molto molto bene e ha avuto di fronte un avversario come l'Ucraina, che io non mi aspettavo, ma si è saputa organizzare in modo perfetto e secondo me non avrebbe meritato la sconfitta, nonostante la Germania ha giocato benissimo. Quindi complimenti anche all'Ucraina, che per me ha perso la Germania ma nulla è perduto, perché se gioca sempre così sicuramente almeno come terza lo passa il girone, ma anche come seconda non mi sorprenderei. Gli dice un po' male perché poteva sperare in un pareggio nell'altra partita, così non è stato. È bastato Milik, se ne parla tanto di Milik, per la Polonia, che ha vinto 1-0, solo 1-0, ma aspettavo un po' di più, con l'Irlanda del Nord. Comunque sono gironi, tutti vogliono vincere, insomma, quindi non ci stanno mai risultati larghi in queste partite. C'è da dire che Milik si è mangiato un gol, ragazzi, alla Dzeko, proprio per capirci, la gente che dice di Dzeko questa cosa, si è mangiato tanti gol, Milik un gol, madonna mia, penso se era alla Roma, se fosse stato la Roma quando ha sbagliato questo gol l'avrebbe ammazzato. Poi comunque si è riscattato, ha segnato, ha fatto vincere lui la Polonia, quindi la Polonia segue la Germania, ora sono primi a 3 punti entrambe. La seconda sarà Germania-Polonia, quindi l'Ucraina avrà la possibilità, magari vedendo una vittoria della Germania, di agguantare la Polonia e di sperare in un sorpasso all'ultima giornata, quando proprio ci sarà Polonia-Ucraina. E per me succederà così, cioè Polonia-Ucraina sarà proprio un match da guardare, da gustarselo. Girone D. Nel girone D, diciamo che questa europea è stata un po'
Ragazzi, cioè, pochi gol, poche emozioni. Le favorite erano Spagna e Croazia e vincono Spagna e Croazia. La Croazia batte la Turchia per 1-0, la Spagna batte la Repubblica Ceca per 1-0. Cioè, da dire che la Spagna ha faticato come le merde, ha segnato a 3 minuti dalla fine con un gol di testa di Piqué fortuito. Cioè, allora, parliamoci chiaro, la Spagna ha meritato una vittoria contro la Repubblica Ceca, che comunque ha resistito, ha fatto un bel assetto difensivo e comunque si è dimostrata non proprio così scarsa. Però diciamo anche che la Spagna, i spagnoli hanno sto difetto, almeno quest'anno per quello che ho visto in questa partita, è che vogliono entrare con la palla dentro la porta. La Spagna poteva sbloccarla quando gli pareva, ma non hanno mai voluto tirare, mai. Volevano entrare con la palla dentro la porta e questo comunque ti porta magari a non riuscire a sbloccare la partita, e quando la sblocchi poi magari il primo gol lo fai alla ignorantissima con una ciabattata, poi magari fai il tuo gioco di merda e fai anche 8-9-0, ma se non la sblocchi rischi. Infatti se non fosse stato per Piqué la Spagna avrebbe portato a casa uno 0-0 rischioso in generale, poi vabbè le vince le altre. Però comunque la Croazia invece vince 1-0 con la perla di Modric, applausi per lui, mi dispiace non averlo messo nella top 10 dei centrocampisti, alcuni mi rompono ancora il cazzo per dire. La Turchia perde 1-0, comunque anche la Turchia non ha giocato affatto male, conducono il gruppo Spagna e Croazia. Girone E, qui c'è davvero poco da dire perché ne ho parlato in un video ben preciso per l'Italia. L'Italia vince sorprendendo tutti tranne me, perché lo sapevo, 2-0 contro il Belgio, buonissima Italia, bruttissimo Belgio, Belgio che è fatto solamente di individualità, che tira da lontano appena prende palla, gente come Nainggolan, come Hazard, come Mertens, come De Bruyne, appena prendevano il pallone tiravano. Questo non è il gioco del lancio, è il gioco del calcio, e appunto ha vinto chi gioca il calcio. Dall'altra parte ci è andata bene a noi perché il pareggio è la cosa migliore, comunque stava vincendo l'Eir a sorpresa, poi un difensore appunto dell'Irlanda si è fatto l'autogol e quindi niente, comunque conduciamo il gruppo noi da soli. Girone F, qui ci sono state delle sorprese perché l'Ungheria, almeno per me, partiva come la più scarsa del torneo dopo l'Irlanda del Nord, invece l'Ungheria adesso è prima, ragazzi, è prima, ha vinto 0-2 con il suo ignorantissimo portiere Kirali, che ha i pantaloni tipo lunghi, è l'unico portiere al mondo ad avere i pantaloni così, è tipo la tuta completa, mi fa troppo ridere. Comunque l'Ungheria ha vinto 0-2 contro l'Austria, mi aspettavo in realtà una goleata dell'Austria, ragazzi, vabbè, e conduce il gruppo. Però io vi dico che le più forti per me si sono affrontate nell'altro match, ovvero Islanda e Portogallo, perché per me sono queste quelle due che passeranno, Portogallo e Islanda. L'Islanda è una grandissima formazione, sebbene non conosciate molto bene voi i giocatori, nemmeno io li conosco granché, ne conosco alcuni, comunque li ho visti giocare durante tutto il girone di qualificazione, gioca molto bene, gioca il calcio l'Islanda. Infatti con un'organizzazione buonissima difensiva è riuscita a resistere al Portogallo e poi comunque era in svantaggio, quindi gliel'ha fatto. E essere sotto e riuscire a pareggiare è sempre difficile se ti chiami Islanda e giochi contro una big. Portogallo con Ronaldo che ha fatto cacare, si può dire cacare, cioè ha fatto cacare, cioè non è, poi magari mi dicono no perché lui sei anti Ronaldo, ha fatto cacare, si può dire che ha fatto cacare, dai, quando fa cacare fa cacare. Questo ragazzi era il mio punto di vista, quindi in conclusione possiamo dire che per me le migliori sono state Germania e Italia, per quanto visto in questa prima giornata. Un po' sottotono, nonostante la vittoria, Spagna e Francia, sebbene comunque la Spagna abbia giocato abbastanza bene. Male il Belgio, bene l'Inghilterra, nonostante non abbia trovato i tre punti, un po' sfortunata, male comunque secondo me l'allenatore dell'Inghilterra. Il Portogallo io ragazzi non la reputo una big, magari vince l'Europa però non la reputo una big. Comunque il Portogallo ha pareggiato con una squadra che secondo me è buona, quindi comunque il pareggio ci sta, vedremo nelle prossime settimane cosa farà. Io intanto vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ovviamente se il video vi ha fatto cagare un dislike. Vi volevo solamente chiedere se vi piace questa idea ogni giornata, ogni fine di giornata, di portarvi un video in cui parlo dell'europeo che ho visto, delle giornate singole, ci sarà sulla seconda e sulla terza giornata in totale, poi ovviamente sugli ottavi di finale, sulle semifinali e poi ovviamente sulla finale, ma spero ovviamente che la semifinale, cioè che la finale la faccio un video solo, ovvero per l'Italia e basta. Detto questo ragazzi vi ringrazio, bocciolala e ci vediamo ad un prossimo video.